Alessia Balia, candidata a sindaco per 3V, ha portato in piazza Gavinana due musiciste per agitare e intervallare momenti di discussione e informazioni sulle prossime elezioni amministrative. Stasera musica e tante iniziative sul globo per promuovere la tua candidatura. Sì, esatto, stasera abbiamo colto questa occasione, avevamo due giovanissime, bravissime musiciste che si sono rese disponibili per allietare questo comizio e siccome noi pensiamo che la politica non è noia, anzi è bellezza e partecipazione, abbiamo approfittato di questa occasione per portare i nostri temi in piazza, come facciamo sempre, per stare in mezzo alle persone e offrire anche un momento di, così, di leggerezza, di bellezza appunto. Cosa prevedi per il 12 di giugno? Quello che mi auspico è che queste occasioni elettorali e anche lo stare in mezzo alle persone come facciamo noi tutti i mercoledì e tutti i sabati a Pistoia inizi a portare una nuova consapevolezza e si inizi veramente a parlare di cose nuove, tra virgolette, che poi sono i nostri temi, insomma, il modo di stare al mondo, il modo di partecipare alla politica e la griglia, insomma, la gabbia in cui ormai siamo imbrigliati da tanto tempo e da cui ci vogliamo liberare. Perché in caso di ballottaggio tra destra e sinistra non ti schiererai da nessuna parte? In modo assoluto no, non mi schiererò da nessuna parte e questo perché, come ho detto già altre volte, la destra e la sinistra in questo momento in Italia, anche Pistoia, ce n'è le prove, sono abbastanza un fronte unico che propongono un certo tipo di narrazione da cui noi ci discostiamo totalmente e non vogliamo appoggiare né l'uno né l'altro fronte.